Siamo qui davanti allo stand della pasticceria Zazà, il signor Francesco, che noi conosciamo da tempo. I dolci in penisola sono molto apprezzati e ti diamo un pensiero circa questa festa sopra i colli. E notiamo che nella vetrina ci sono dolci, babà, profiterolo, caprese, che viene offerta, viene venduta ai tanti visitatori della festa. Caro Francesco, noi ci conosciamo da tempo per essere fortunatamente tifosi del calcio Napoli. E cosa vogliamo dire ai visitatori e ai tanti cittadini di Sant'Agnello? Innanzitutto di trascorrere delle belle serate insieme a tutti noi. Lo spirito della festa è proprio questo, di aggregazione e stare insieme con tutti noi di Sant'Agnello. E speriamo che gradiscono anche i nostri prodotti locali, soprattutto la pasticceria, i panini e quant'altro. Quindi un messaggio di amicizia, certo. Dolci, panini, prodotti tipici della tradizione sorrentina, diciamo, se allarghiamo un po' il messaggio, no, della penisola, visto che ci sono tanti prodotti, quindi il limone, i dolci, miele, carne buona, prodotti ortofrutticoli buoni, quindi con i dolci saremo attenti anche un po' alla pancetta, visto che siamo nel periodo estivo. Vabbè, il periodo estivo purtroppo sta andando via, perciò il dolce non ci preoccupiamo più del dolce. Il dolce dell'estate è un dolce dell'autunno, cosa ci consigli? Dolce dell'autunno, secondo me, la torta della nonna. La torta della nonna, che è la torta con la crema pasticcera o con la crema fatta in casa? Sì, crema pasticcera al cioccolato e crema pasticcera bianca, con l'amarena. Col doppio strato, bianco e nero. Bianco e nero. Questo bianco e nero, boh, questo... È l'unico per essere, questo. Non per essere così antisportivi, diciamo che dovremmo fare una torta azzurra. La faremo. Dedicata ai gain o a tutti i tifosi del Napoli? A tutti i tifosi del Napoli. Allora un messaggio di amicizia a tutti i santanellesi, agli amici che verranno qui sopra i colli, un messaggio a tutti gli sportivi, anche ai tifosi bianconeri. Domenica inizia un bel campionato, speriamo che Napoli sarà fortissimo e che nella tradizione, ecco, vediamo i panini, li facciamo inquadrare dalla nostra operatrice. Grazie Francesco, forza Napoli, forza Sant'Agnello, un augurio al comune di Sant'Agnello, grazie a tutti. Thank you.